שלום עליכם קריברי, עוד שמצא שם סודרים במסכת עירובין דף מ"ב. אורין הציעה דף מ"א עמוד ב', קוואטרו ריגד הסוטו. אמר הפאפה, פירות שיצאו חוץ לתחום וחזרו אפילו במזיד לא הפסידו את מקומן. צ'און הלכה כאוג'טי, כפרטנגו לפרסונה, אנו רוסיסו אובליגו קום ופדרונה, נרספטו על תחום. פרצ'ו אונלוגו nel quale una persona non può giungere perché oltre il Tchum che non è permesso camminarci di Shabbat e di Yom Tov anche, lo stesso Din, Yom Tov e Shabbat, perciò anche oggetti che gli appartengono anche è vietato. Adesso il Papa sta parlando di frutta che è uscita fuori del Tchum e sono stati riportati nella loro zona originale. A filo mese lo si comà, perciò possono essere consumati e anche se sono usciti tornati be mesid senza permesso. Ma è tama, per quale ragione? Hanno semnino, perché è simile al caso che una persona che nella nostra Mishnah, una persona che è stata portata fuori contro la propria volontà. E siccome la frutta non ha una volontà, che è qualcuno che è sempre alla porta, e ciò è stato fatto contro la volontà della frutta, quanto strano possa sembrare ciò, e perciò non perdono il vantaggio e possono essere consumati. Adesso, se sono usciti fuori dal Tchum, se non si possono portare, per esempio se, o perché Tchum, Yom Tov, è più lieve perché si può portare di Yom Tov, però di Shabbat che non si può portare se è risciuto Rabbim, se sono stati portati perché è un peccato, e perciò di Shabbat hanno solo Dalet Amot, perciò possono essere mangiati solo nei loro 4 Amot. Adesso chiede Rav Yosef Bar Shmaya al Papa, itivi Rav Yosef Bar Shmaya al Papa. Abbiamo studiato una braita, Rabbi Nechemia e Rabbi Eliezer, che sono Tanaim, Rabbi Eliezer ben Yaakov, omrim, Leolam Asurin, Acherzul Yimkuman Shogigin, che loro dicono che è assolutamente vietato solo se tornano al loro posto e di Shogeg. Per tutto devono, dice che devono tornare, e anche solo se l'hanno fatto involontariamente. Ma Rappapa ha detto che a filo mesid, anche se ciò è stato fatto intenzionalmente. E allora è una contraddizione, perché questo è un sono Tanaim. Dice la Gemara, Meshogeg in Bemesidlo, vediamo che Bemesid non è accettabile, secondo Rabbi Nechemia e Rabbi Eliezer ben Yaakov. Risponde Rappapa, Tanai, no, questa è una machloket Tanaim, perché c'è chi dice come dico io. Netanya, abbiamo studiato una varietà, però c'è su chutz la'tchum, frutta che è uscita fuori del tchum, beshogeg yachlu, bemezid lo yachlu. Se sono usciti beshogeg, possono essere mangiati, bemezid, però volontariamente lo yachlu, non è permesso mangiarli. Mettiamo il daf. Scusate. Rabbi Nechemia omer, mikoman yachlu, shelo mikoman lo yachlu. Rabbi Nechemia dice, se sono stati riportati al loro posto, allora è permesso mangiarli. Però se no, se non sono stati riportati nel loro posto originale, non è permesso mangiarli perché c'è qui un divieto di. La legge di Shabbat è stata trasgredita. Yagmar Abai Vincoman, cosa si intende Vincoman? Ilam Vincoman Mesid, se vuol dire che sono stati riportati al loro posto volontariamente, intenzionalmente, cioè intenzionalmente fare il peccato. Vakitani bedia, Rabbi Nechemia, Rabbi Eliezer ben Yaakov omrim, Leolam Asurim, Acherzul Yimkuman Shogegin, abbiamo studiato nella prima braita, nel Amud precedente, che Rabbi Nechemia, Rabbi Eliezer ben Yaakov dicono che sono sempre vietati solo se tornano al loro posto, Bishogeg, ma non in Bezmezid, volontariamente, intenzionalmente. Beshogeg il mesidlo e la lav
Vincomam Meshogeg. Perciò bisogna dire che qui si intende che sono stati, qui si intende il loro posto originale, e solo Meshogeg, e solo se è stato fatto involontariamente. Adesso qui sembra che Tanakamà e Rav Nechemia stanno parlando di due cose diverse, perché Rav Nechemia sta parlando di Bimkoman, ma il Tanakamà non ha menzionato Bimkoman, non ha detto che bisogna riportarlo al proprio posto. E perciò si potrebbe in teoria dedurre che Tanakama sta parlando del caso che furono riportati indietro Bemisid, ma ciò non è evidente da ciò che dice il Tanakama. E si potrebbe anche dedurre che il Tanakama dice che non è necessario riportarli, perché non menziona di Bimkoman. Tanakama non ha detto nulla riguardo Bimkoman. Perciò dice la Gemara, veramente bisogna, si tratta qui di Bishogeg, è stato che tutto si tratta di Bishogeg. Vechasol Mechsera, veramente manca una parte della Braittà, e veramente il testo dovrebbe essere come segue. Vechektani. Però ci azzuchu zatchu Bishogeg yachlu, vemizid lo yachlu. Frutta che è uscita fuori dal posto. Se sono state portate, la frutta è stata portata fuori e involontariamente, allora possono essere mangiate, la frutta può essere mangiata. Bemezid lo yachlu, però se è stata portata fuori intenzionalmente, che consapevolmente, che sapevano che è un divieto Shabbat, allora lo yachlu, non è permesso mangiarli. Bemezid vorim di quale caso si tratta? Shelo bimkoman. Questo è tutto ciò che si dice solo bimkoman. Abba bimkoman, se sono stati riportati indietro, firmezid yachlu. Se sono stati portati indietro al posto originale, allora è permesso mangiarli anche Bemezid, se sono stati portati volontariamente. Ve'atav Nechemia lemema, questo è secondo il Tanakamà. Nechemia dice, afirmi come nami Bishogegin Bemezidlo. E Nechemia dice che questo è solo Bimkoman, nel posto originale. E perciò cioè è permesso solo Bishogeg, e Bemezid no. E Tanakama adesso è dell'opinione, come, cioè la Gemara giunge alla conclusione che la Tanakama è la stessa opinione come la Papa, che se sono, la frutta è stata riportata indietro Bemezid, allora è permessa. Perché siccome Rav Nechemia dice che è stata portata Bishogeg è permesso, Bemezid lo, e siccome Tanakama ha una disputa con Nechemia, perciò bisogna dire per forza che si tratta che Tanakama sta parlando Bemezid. Dice ora lo, no, non puoi dire, giunge a questa conclusione, perché Bemezid, Bimkoman, kule alma lo plighe da sur, perché se sono stati portati al loro posto Bemezid, consapevolmente che è un peccato, tutti sono d'accordo, anche Tanakamai è d'accordo che è vietato. Ve'acha, e perciò ciò è contro di ciò che dice la Papa. Ve'acha Bishogeg shelo bimkoman plige. Veramente qui la disputa è riguardo, è se si tratta, beh, se si trovano, se sono stati riportati oppure no. Questa è la disputa. Cioè quello che dice qui la Gemara, shelo bimkoman. Perciò, Tanakama Savar Bishogeg Shari, se sono fuori del posto, se sono stati portati fuori Bishogeg involontariamente, inconsapevolmente, allora la frutta è permessa. E questo è Shelo Bimkoman. Rav Nechemia Savar, Afilu Shogeg Bimkoman, In Shelo Bimkoman Lo. Rav Nechemia ha l'opinione che se la frutta è stata portata fuori e riportata indietro Bishogeg involontariamente, inconsapevolmente, allora è permessa. Però Shelo Bimkoman lo, se è stata portata fuori e non è stata riportata indietro, perché Rav Nechemia, Rabbi Eliezer ben Yaakov sono dell'opinione che per forza la frutta deve essere riportata indietro, e solo in questo caso, se è stata riportata indietro,
Inconsapevolmente allora è permessa, in tutti gli altri casi è vietata. La chiede Gemara, Vami de Ketani Seifa, Rabbi Nechemia, Rabbi Lezmin Yaakov, Omrim, Le Olam Asurin, Aci Yachzeru in Koman. Siccome la seconda parte della Braita, che portate qui all'inizio di questo Amud, loro dicono, Le Olam Asurin, si esprimono Le Olam Asurin, Aci Yachzeru in Koman, e solo se tornano nel loro posto, perciò Shogegin, e allora sono permessi, sono Shogegin. Shogeg in Bemezid lo, perciò vediamo che se Bemezid lo, Bichat Tanakama Savar, Bemezid Nami Shari, Shmamina. Perciò vediamo che secondo Tanakama bisogna dire che anche è permesso e se sono stati riportati indietro Bemezid, e perciò ciò combacia con ciò che dice Rappapa. Adesso solo per spiegare un po' meglio questo, ciò che dice la Gemara qui, c'è un piccolo dettaglio che bisogna capire. E Rav Nechemia, se Rav Nechemia della prima Braita avesse disputato solo uno spunto del Tanakhama, che cioè che il Tanakhama permette frutta anche se sta fuori del Tchum, se portati lì, Bishogeg, allora avrebbe dovuto dire invece che sono permessi solo nella loro zona originale, da dove sono stati usciti, da dove sono stati portati fuori, ma non nella nuova zona all'infuori della zona originale. Ma siccome Rav Nechemia si esprime diversamente e dice invece l'Olam Asurin, che sempre sono vietati, ciò significa che la disputa tra loro non consiste solo nel fatto che non sono stati riportati al loro luogo originale e che secondo il Tanakhama che sono stati riportati fuori Afilu e l'Olam Shogeg, che possono essere mangiati anche se sono stati portati per Shogeg, ma bensì anche se sono stati riportati Bemezid. Intenzionalmente, mentre invece secondo Rabbi Irmia è possibile mangiarli solo se sono stati riportati al loro luogo originale e solo se ciò è successo Bishogeg, mentre invece secondo Tanakhama anche ciò è successo, anche se ciò è successo per Mesite. Allora in questo caso sono permessi. Forse non so se questo è molto chiaro. E forse lo dico nuovamente in altre parole, forse sarà più chiaro. E adesso voglio anche menzionare qualcosa che dice Rashi, che sia più chiaro, che non ho menzionato fino adesso, cioè non ho messo in evidenza. Se Rav Nechemia avesse detto solo come la prima braita, Bimkomo yachlu, Shalom Bimkomo lo yachlu, siccome Tanakhama disputa su ciò, perciò. E si può capire che il Tanakhama direbbe Shilomi Koman Bishogeg Yachlu, però Bimkoman non disputerebbe. Ma ora che Nechemia si esprime Leolam Asurin, siccome usa questa espressione Leolam Asurin, vuol dire che la disputa è riguardo a due soggetti, sia riguardo a Bimkomo e Chutzim Komo, che secondo Nechemia deve essere riportato al luogo originale, secondo Tanakhama non è necessario, perché secondo Tanakhama si può solo devo menzionare una cosa importante qui, che secondo se è Shabbat, abbiamo già detto, se è Shabbat si può mangiare solo nei quattro Amot. Perciò siccome si esprime Rabbi Zemiakov si esprimono che usano l'espressione Le'olam Asurin, che sono sempre sempre vietati, vuol dire che disputano due punti, sia di Bimkomo Shelo Bimkomo, che per forza la Nechemia dice deve essere riportata indietro al posto originale, e la seconda cosa parla di Shogeg Mesid, che dice che deve essere forza Shogeg e non Mesid. Perciò secondo ciò capiamo che siccome il Tanakhama disputa con loro, perciò bisogna dire che il Tanakhama permette tutti e due i casi, perciò i disputa Shogeg Shalom in Koman, che se sono stati portati, però solo un caso omite, non tutti e due. Cioè, se non sono nel loro posto originale, allora Tanakhama disputa e dice che Shogeg è permesso. Perciò si è permesso mangiare questa frutta nelle quattro Amot, oppure qualcuno che sta
e fa parte del suo tchum, che può aggiungere questo posto, può mangiare questa frutta, oppure che fa parte del tchum di una città. E l'altro caso, che ben mezid, bim koman, che se non sono stati riportati al loro posto originale, allora è permesso mangiarli anche ben mezid. Cioè abbiamo, secondo Tanakama, abbiamo, in ogni caso abbiamo una mitezza, cioè, nuovamente, se sono fuori del loro posto originale, sono stati portati fuori, allora, siccome c'è un caso che è rigoroso, che sono stati portati fuori, perciò c'è la mitezza, caso la mitezza, che Vishogè che è permesso. E adesso, se sono stati riportati indietro al loro posto originale, che questa è una mitezza, perché anche Rabbi Nechemia è d'accordo con ciò, perciò siccome Tanakama disputa con loro, perciò, secondo Tanakamà, è permesso mangiarli anche se sono stati riportati ben mezid, che questa è la rigorosità, e sono stati riportati indietro, è la mitezza. Perciò c'è sempre, uno dei casi, c'è sempre una mitezza e una rigorosità secondo Tanakamà, perciò so, ciò si combacia con ciò che ha detto Rappapa, e perciò le parole di Rappapa sono valide. Spero che è chiaro. Continuiamo. Amram Nachman Amar Shmuel. Ayam Alech Vino Yedea Tchum Shabbat. Se una persona sta camminando a certe zone, non sa quanto è Tchum Shabbat, che non si può misurare il Shabbat. Anche se c'è un metro di 2000 mot, non è permesso misurare il Shabbat. Mealech 2000 psiot binuniot, che può fare 2000 passi normali, medi, cioè non sforzati. Vezoi tchum Shabbat, e questo è il tchum Shabbat. Sono, ogni passo normale è una ama. Ve'amar Rav Nachman Amar Shmuel, Shabbat bebik'ah ve'kifua nochrim. Se uno ha deciso di pernottare e di passare Shabbat in un campo, in una valle, mica vuol dire valle. Adesso, durante Shabbat, sono venuti dei goyim, è passata lì una caravana di goyim, e hanno deciso di accampare vicino a lui. E adesso hanno circondato tutta la zona, come ho già parlato una volta, se vi ricordate, abbiamo studiato questo, che persone che bivaccano mettono dei cammelli, diverse cose attorno, perciò hanno creato una mechitzot, una specie di recinto attorno a questa zona dove lui si trova. Perciò questa è mechitzat b'Shabbat, perciò questa è considerata mechitzat b'Shabbat. Però, perciò, me'alech al paimama, e può camminare, il suo tchum non l'ha perso, rimane il suo tchum di 2000 mot come lui aveva prima. Umetaltel becula li desica, e può portare solo gettando oggetti, ma non li può portare. Ravuna amar, ma lecha al paima ma umetaltel dal damot. Però Ravuna dice che quello che dice umetaltel becula li desica intende dire che può gettare oltre il tchum. Lui ha solo 2000 mot, giusto? Adesso lui può portare oltre queste 2000 mot, però solo gettando fuori il proprio tchum. Adesso i muri che sono stati eretti di Shabbat, i muri non si intendono muri, se anche sono cammelli e merci, questo è considerato come il recinto. Cioè il recinto che è stato eretto di Shabbat non aiuta riguardo al tchum. Cioè che non può camminare oltre il tchum, però aiutano affinché gli oggetti possano essere portati all'infuori. Perché se non possono essere portati fuori, adesso vedremo subito, c'è un problema. Veravuna Amar, Mealech Alpai Mamà, può camminare 2000 amot, quel suo tchum, non ha perso, questo Ravuna è d'accordo, però Ravuna dice invece, Mitaltel solo Dalet Amot, può solo portare Dalet Amot. Adesso la Gemara spiegherà subito perché. Chiede la Gemara, Mitaltel Bekula Lidesrika, perché non può portare
oltre la propria zona di Alpaima Mot, di 2000 Mot, gettandole fuori, come ha detto Rav Nachman Bashmuel. Risponde Ravuna, Shema Imashach HaChifzo, perché forse allora andrà presso questo oggetto e uscirà fuori dal Tchum. E ciò è un grave problema, dicevate, che non è permesso. Chiede Gmarà, ma perché non permetti di portare, come dice Rav Nachman Bashmuel, che perché non permetti di portare normalmente in questi 2000 moti? Stiamo parlando che Rav Nachman ha detto che si può portare in 2000 moti. Quello che dice che all'Idesika si tratta oltre 2000 moti. Mentre invece Ravuna non permette di portare dalle Lamot, solo dalle Lamot, non di più, non permette di portare 2000 Lamot. E quello che chiede Gemara. Bealpaim miat litaltel kiurche, perché non permette Ravuna di portare 2000 Lamot? Kiurche vuol dire nella maniera normale, la sua maniera. Risponde Ravuna, Mishum deave che mechitza she nifritza bimloa, le makom asurla. C'è un din, abbiamo già studiato questo alcune volte, che se c'è stata una mechitza, un recinto, che è stato abbattuto completamente, una zona che lo vieta, di casa questa zona diventi vietata, allora non si può portare, non si può più portare. Perciò abbiamo qui una zona di questa persona che ha deciso di pernottare, bivaccare in questa zona e ha 2000 mot, i suoi 2000 mot. Adesso sono venuti questi goim e hanno creato una zona recintata maggiore. Perciò c'è una differenza tra la sua zona, il suo tchum, e questa zona che hanno creato i goim con il loro recinto. Siccome c'è adesso questa zona e la zona oltre il Sotchum, che causa che questa zona sua, dove lui pernota, lo vieta questa zona. Perciò, questo che intende dire, ripeto nuovamente, Mishum dave che mechitza she nifritza bimloa limakom asurla. Questa è una regola. Siccome c'è questa zona oltre il proprio Tchum, perciò questa zona vieta di portare nella propria zona anche. Veramente avrei potuto portare, adesso che hanno fatto questa mechitza, hanno peggiorato la situazione. Invece, Chia bar Rav Amar, questa è una terza opinione, Melech alpai mamà o mutatel alpai mamà, può camminare 2000 mot, e può anche portare 2000 moto, però quello che intende dire è che non può buttare, non può gettare oltre i 2000 moto, come ha detto Rav Nachman, il nome di Shmuel. Chi è Gmarà, e questo è un grande problema, ciò che dice Chia bar Rav, perché? Perché dell'Oker Keman, come è questa opinione di Chia bar Rav? Dell'Oker Rav Nachman, dell'Oker Ravuna. Non è né come uno come l'altro. Il problema è che non c'è questa possibilità di poter dire di avere questa terza opinione, che questa opinione non funziona. Perché? Perché se diciamo che non è permesso gettare oltre 2000 mot, allora tutta questa zona 2000 mot è vietata, come dice Ravuna. Spero che capite. Secondo Ravuna, siccome non può gettare oltre i propri 2000 mot, allora tutta la sua zona di 2000 mot lui non può portare. Vieta tutta la sua zona. E anche se diciamo che contro la Mnacha, se non c'è il decreto, allora forse porterà gettando oltre i 2000 mot.
Se diciamo che se non c'è un decreto, allora forse potrebbe gettare fuori, ma lui dice che non si può gettare fuori. E allora questo non funziona perché ciò vieta di portare tutta la zona. Allora come fa Ravuna a dire che Metaltel che può portare in queste 2000 moto? Scusi, intendevo dire Chiavarav, non ho detto Ravuna, ho sbagliato, intendevo dire Chiavarav. Perciò risponde Gmarav, Bechena Mar Chiavarav. Che veramente Chiavarav intendeva dire che non può portare in queste 2000 moto come Ravuna. Perciò questo è il pshat, veramente quello che il pshat vero o il vero testo. Amar Rav Nachman le Ravuna, disse Rav Nachman Ravuna, lo tiflo galed Shmuel, non puoi argomentare con Shmuel perché Rav Nachman ha detto il nome di Shmuel. Detania Kvatei, perché abbiamo studiato una braittà che dice come Shmuel. Detania, abbiamo studiato una braittà che dice, buttiamo daf. Ayamo de Duba, Bechaltami da Tov Chatziair. Se uno sta misurando e è giunto alla metà di una città, un'altra città, Mutale Taltel Bekola Ir Kula. Può portare in tutta questa città gettando. Bilbacelo è avvolto con Beraglav. Però a condizione che non può oltrepassare la misura di 2000 moti. Lui sta in mezzo a una città, perché non ha deciso di pernottare in questa città. Lui ha deciso di pernottare in un altro luogo. Adesso di Shabbat è entrato in questa nuova città e lui sta camminando 2000 moti. Non può oltrepassare 2000 moti, anche sta dentro questa città, perché noi diciamo che tutta una città è considerata come Dalai Lama, questo è solo se lui ha deciso di pernottare in quella città. Perciò anche una città enorme come Tokyo è considerata una città, ma non in questo caso che lui è entrato durante Shabbat in questa nuova città, che non è stato lì all'entrata, diciamo, quando Shabbat è entrato. E perciò dice che può portare, veramente può portare gettando. È veramente quello che chiede Gmara adesso, come può portare? Bemavi Taltel, come può portare se non può camminare oltre quella distanza che è giunto fino a un certo punto dentro questa città, che non può continuare a camminare oltre? E allora come fa a portare oltre questa zona dove non può camminare? Chiede Gmara, lava di Desica, forse non gettando? Allora per forza ciò che Rav Nachman ha detto, secondo che ha detto Shmuel, è corretto e non come ha detto Ravuna. Ma Ravuna risponde Ravuna, lo, Aida Mishicha, si tratta qui che lui sta tirando, non si sta parlando che sta gettando, bensì sta tirando verso sé. E siccome sta tirando verso sé, allora ciò è permesso. Adesso c'è Rashidi, non è d'accordo con questa girsa. Rashidi dice che questa è una versione incorretta e non è. E Rashidi non è d'accordo con questa versione del Mishicha. E perciò, secondo Rashidi, risulta che Ravuna non ha risposta veramente. E ci sono Rishonim che studiano così. E che veramente Ravuna e non ha avuto la meglio in questo argomento, in questa discussione. Amaravuna, ayamo de duba vechalta. Adesso la Gemara porta un altro caso. Amaravuna, ayamo de duba vechalta mi dato vechatzi chatzer. Se uno stava misurando, è entrato in un chatzer, è giunto fino a un certo punto nel mezzo di questo chazer, e Noela Chazir Chazer può camminare solo in questo chazer. Stiamo parlando che lui è entrato di Shabbat in questo chazer, ma non aveva la dimora in questo chazer prima di quando Shabbat è entrato. Chiede a Gmara Pshita, ma ciò è evidente, non è necessario neanche menzionarlo.
Ehi, ma bisogna rispondere che si tratta che Yeshlo Chatzir Chatzir. Si sta parlando che non ha l'altra metà. Questo intende dire. Chi è Gmarà? Aina Mepshita, anche ciò è evidente. E dice Gmarà, ma avete mai potuto pensare l'Ichush Dilma Atile Titule Bekula? Kamashmanan, avrei potuto pensare che forse Rabbona sta parlando che può camminare solo fino alla fine del proprio Tchum. Oppure sta dicendo che è anche permesso di portare dentro il suo proprio Tchum. E qui c'è un Chiddush, che un cortile che contiene oggetti è più suscettibile al rischio che uno porti. E con tutto ciò dice Ravuna che non c'è una xerà come nel caso precedente. Veramente si potrebbe dire che forse c'è una xerà, un decreto che non possi neanche portare neanche fino a quel punto. Perciò dice che no, non c'è questa xerà come nel caso precedente. E perciò intende dire che si può portare non come il caso del precedente che Ravuna non ha permesso di portare affatto, nel caso quello che ha bivaccato nella valle. E perciò sembra che c'è una stira. Per il caso precedente abbiamo detto che c'è una xera che non può portare. E qui dice che sì, si può portare. Perciò la spiegazione è che lì riguardo al caso che ha bivaccato nella valle, che non c'erano mechitzot e non c'era un recinto quando è entrato il Shabbat. Quel recinto è stato creato dai Goim durante il Shabbat. Mentre invece qui, in questo caso del Chatzer, del cortile, ci sono sì le Mechitzot, c'è il recinto che attorno, che era esistente prima del Shabbat. Però comunque Ramona in questo caso vieterebbe ugualmente di gettare oltre al proprio Tchum. Amar Rav Nachman, modelli una, e Rav Nachman disse che Ravuna lo chiamava così per nome perché erano colleghi, avevano studiato assieme, erano saggi di uguale statura, perciò si chiamavano per nome. E perciò disse Rav Nachman che Ravuna è d'accordo con lui nel caso che Hayamo de Dubav e Kaltami dato al Sfat Tikra Mutal Tatel be Kol Habayit. Se uno stava misurando e è arrivato a una casa che aveva un muro che è caduto, è crollato, e adesso siccome c'è il tetto che scende, immaginariamente si intende che la misura del tetto scende fino al proprio Tchum, allora in questo caso lui può gettare da dove si trova dentro questa casa. E la ragione è che spiega Rav Nachman perché qui c'è una linea di demarcazione in questo caso, che questa linea di demarcazione è evidente perché siccome c'è questo il tetto superiore, che si vede che come se ci fosse una parete immaginaria che scende fino a un certo punto, allora lui può gettare oggetti dentro questa casa, perché in questo caso non c'è il rischio, come ha detto Ravuna, che potrebbe andare a camminare, perché siccome lì nel campo della valle non c'è nessun segno, nessuna linea di demarcazione evidente, allora c'è il rischio che potrebbe oltrepassare questa linea. Però qui non c'è questo rischio perché il tetto, la linea del tetto, crea una specie di parete immaginaria e perciò non c'è questo rischio. E perciò anche Ravuna sarebbe d'accordo in questo caso. Vorrei adesso presentare il prossimo brano della Gemara, verbalmente, che sia più semplice assorbirla. E la Gemara cercherà di dimostrare che c'è una Machloket Tanaim che è sovrapposta e parallela alla Machloket tra Rav Nachman e Ravuna.
riguardo al caso che abbiamo studiato, riguardo alla persona che stava nella valle e se poteva camminare, portare, gettare, cioè tutto questo. E Begmarà alla fine respingerà questa proposta in due maniere. Una maniera dicendo che, per esempio, abbiamo visto che Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azariah, che permettono di camminare nel Dir Besar, nel caso della nostra Mishnah, che è uno che è stato portato forzatamente a un... è stato messo in un recinto di bestiame, che può camminare ovunque, che non ha solo quattro mani come dicono Rabbi Shua e Rabbi Akiva. E perciò la Gemara respinge che veramente Rabban Gamliel e Rabbi Elazar ben Azariah non accetterebbero questo caso, e la ragione è perché forse accetterebbero sì la Gzerah di Rabuna, e al contrario che Rabbi Yoshua e Rabbi Akiva, che sono più rigorosi nel caso di questo Dir Besar che nel caso di colui che sta nella valle, che in questo caso invece sarebbero più miti, perché direbbero che questo caso è diverso perché lui ha Shabbat. Abbiamo spiegato parecchie volte vuol dire Shabbat, quante volte devo ancora ripetere? Shabbat vuol dire che ha ricevuto, ha accettato il Shabbat e era in quel posto, e perciò in questo caso loro invece sarebbero miti. Adesso vediamo la Gemara dentro. Amar Ravuna Bre de Rav Natan, Ketanai, diciamo che questa machloket tra Ravuna e Rav Nachman Amar Shmuel, veramente il nome di Shmuel, è una machloket Tanaim, e i Tanaim sono i Tanaim della nostra Mishnah. E adesso la Gemara ripeterà ciò che abbiamo già studiato nella nostra Mishnah. Ulichu le iracheret, se i goim hanno portato questa persona a un'altra città, un tanube di Robesar, oppure se l'hanno messo in un recinto di bestiame, Rabban Gamliel verrà a Bilazar ben Azariah Omrim Mealechet Kula, che può camminare in tutto dentro questo recinto ovunque, verrà Shua verrà Akiva Omrim Eno Ela Arba Amot, che può solo camminare 4 Amot, ma Elav Rabban Gamliel verrà a Bilazar ben Azariah Damru Mealechet Kula. Forse si può dire che Rav Gamliel e Rav Elazar ben Azariah, che loro dicono che può camminare ovunque, dello gazre hiluch dir vesar ato hiluch bibika, che non fanno una gzerà, un decreto, che una persona che è stata sequestrata, che sta nel recinto del bestiame, a causa di un caso, una persona che è stata sequestrata e sta in un campo aperto. Perché non diremmo che, siccome nel caso della persona che sta in campo aperto, che lì non può camminare più di Dalida Mot, allora forse diciamo che anche in questo caso, nel caso che la persona sta nel recinto del bestiame, anche diremmo che può camminare solo 4 Mot a causa della xerà della persona che sta in un campo aperto. Perciò e Ram Gamliel e Rabbi Elazar ben Azariah non dicono così. E siccome non dicono così riguardo a questi due casi, umidei loch atu iluch lo gazre, siccome non fanno la zera da un caso di camminare, dell'aspetto del camminare in un caso e l'aspetto del camminare dell'altro caso, Tiltul e Luch Logaz, perciò non fanno anche il decreto di portare. Verrebbe Yeshua, verrebbe Akiva, e adesso, e perciò, solo per tornare a questo, e perciò Rabbi Gamliel e Rabbi Elazar ben Azariah sono d'accordo con Rabbi Nachman e non con Rabbuna. Verrebbe Yeshua, verrebbe Akiva, e loro che sono più rigorosi, anche sono più rigorosi, diciamo che sono dalla parte di Rabbuna.
Nel senso, non appartiene a nulla, intendo dire che la Machloket di Rabbi Yeshua e di Rabbi Akiva è anche simile alla Machloket di Rabbi Una, poiché loro dicono: Domrim, Elo Ela Arba Amot, De Gazra Iloch Dir Vesar Ato Iloch De Bika, che loro dicono: sì, facciamo una gzerà nel caso di una persona che sta nel recinto del bestiame, a causa, Ato vuol dire a causa di una persona che è stata sequestrata e sta in un campo, e siccome lì nel campo non può chinare più di 4 amot, perciò diciamo che anche in questo caso, che sta nel recinto del bestiame, anche a causa di quel caso, anche non può camminare più di 4 amot. Ume dei loch atu iloch gazre, e siccome loro fanno una gzerà da un caso dell'aspetto del camminare, di un caso, anche all'aspetto del camminare anche dell'altro caso, Titul Atut Iloh Namegase. Perciò diciamo che loro anche vietano di camminare, scusi, di portare e anche a casa del caso di Iloh, vietano anche di portare. E dice Rashi che si tratta di Yom Tov, non solo il Shabbat, ma persino Yom Tov che veramente si può portare, ma siccome c'è l'Eruv, qui c'è il problema dell'Eruv, allora non può portare, perché ormai ha oltrepassato il proprio Eruv. Perciò dice Rashi che si tratta di Yom Tov, che è un caso ancora più estremo, perché benché è permesso di portare di Yom Tov normalmente, però in questo caso, a casa che ha già oltrepassato il proprio Eruv, perciò non può portare neanche. Diagmara, mi mai, perché dici così? Forse potrei dire invece che non è così, posso dire il contrario. Dilma, forse, chi lo gazi Rabban Gamliel veravi la Zabin Azaria iloh sar vedir ato iloh bika? Forse la ragione perché non faccio questa sera, non perché sono più miti, posso dire che questo caso è simile al caso di Rav Nachman, ma perché, la ragione è perché animi leata dicinemi kovoten, perché lì sono, vuoi comparare due posti, due luoghi diversi. Uno, abbiamo detto, è il caso del recinto del bestiame, e l'altro è il caso di una persona che è stata sequestrata, si trova in un campo. E perciò, siccome sono due posti che non possono essere confusi tra di loro, perché uno che sta in un recinto, una zona recintata del bestiame, siccome è recintata, si capisce che, poiché è recintata, allora può portare. Però, in questo caso, e uno che si trova nella valle, è stato sequestrato, si trova nella valle, forse direi che no. E avanti il tour a tutti i loh di Makom Echadu Achiname de Gazre Gzera Hashem Mashiach Har Kirtzo. Forse in questo caso sì, Rabbi Gamliel e Rabbi Elazar ben Azaria direbbero che non può gettare, perché forse andrebbe appresso a questo oggetto che ha gettato, come il timore di Ravuna. Vero Yeshua, vero Akiva, name mi mai di Mishum Degazio? Come sai che Rav Yeshua e Rav Akiva veramente anche sarebbero, direbbero nel caso, che sarebbero anche rigorosi nell'altro caso? Dilma Mishum Decasavre, forse loro sono l'opinione. Chi amrina kol habayit kulo ke arbamo dami? Quando noi diciamo, per esempio, nel caso del Diresar, della zona recintata del bestiame, che lì loro dicono Rabbi Shua e Rabbi Akiva che non può camminare più di Dalet Amot, è perché diciamo che tutta questa zona è considerata Dalet Amot. Animile e Echad Shabbat Be'avir Mechitzot Mivod Yom. Questo è perché è uno che è stato, nel caso che noi abbiamo visto, che di Rav Nachman di Ravuna, che vogliamo dire che Rabbi Akiva e Rabbi Yeshua sono opinioni come Ravuna, che non può portare, secondo l'opinione di Ravuna. Lì è il caso diverso, perché lì è già stato di Shabbat, quando è iniziato il Shabbat lui era lì. Il caso invece del Dir Vesar, la persona che è stata sequestrata, non era lì quando è entrato il Shabbat. Perciò la legge è diversa. Perciò, nuovamente, chi amrinan con la bait kulo che arbamot dami hanemile, questo è il caso, è Echad Shabbat Bavin Mechizan Vodiom,
Questo è solo quando era lì di Shabbat, all'entrata di Shabbat. E aval echa de lo Shabbat va vir mechitzon bivot yom lo. Però in quel nostro caso, che la persona che è stata rapita, che si trova nel recinto degli animali, in questo caso lui non è stato lì quando è entrato il Shabbat. E perciò forse non diremo che non può camminare e dare da morto, perciò non possiamo imparare da questo caso. Però concludiamo che Rabbi Yoshua e Rabbi Akiva non sarebbero d'accordo con l'opinione di Ravuna, che non può gettare oltre il proprio tchum, che forse in questo caso loro sì direbbero che può gettare, poiché lui è stato in questa zona quando è entrato Shabbat o il Chag. Dice Gemara, Amrav, Rav dice che la Ilchata Akram Gamliel, Bedir, Vesar, Usfina, che la Raha è come la Gamliel, Bedir, Vesar, come ho visto parecchie volte, che può camminare tutta la zona, Usfina, e che può anche camminare in una nave tutta la zona. Poiché la ragione è, abbiamo già parlato di questo parecchie volte, secondo Gamliel, Bedir Vesar, la ragione perché può camminare ovunque è perché è stato portato lì contro la propria volontà. Perciò è Ones, è forza maggiore. E il caso della Sfina, poiché era lì quando è entrato il Shabbat. Ushmuel Amar, io da Keram Gamliel Bisfina, aveva Bedir Vesarlo, che l'alakai come era Gamliel nella nave, perché lui era lì quando è entrato il Shabbat. Però nella zona recintata per bestiame, l'alahà non è come Gamliel e perciò non può camminare oltre Dalet Amot, e la ragione è perché benché è stato portato lì forzatamente contro la propria volontà, ma con tutto ciò, siccome non era lì quando entrò Shabbat, perciò a causa del Chum, della legge del Chum, non può camminare oltre i propri Dalet Amot. E perciò l'Halakha non considera, secondo Shmuel, che è stato portato lì contro la propria volontà. Dice come una di quelle alma miat Halakha Keram Gamliel bisfina. Però tutti sono d'accordo che nella nave l'Halakha è come Ram Gamliel. Ma è tama, per quale ragione? Amaraba o il Beshavat Bavir Mechitzot Bibodium. Siccome lui era lì quando entrò il Shabbat, perciò siccome c'erano c'era il recinto che l'ha accettato quando lui ha accettato il Shabbat, perciò può camminare ovunque. Rabzera Amar, invece Rabzera ti spiega o ilo sfinah noteltò mitchilat arba o menachto besof arba. La ragione è perché ogni volta che lui fa un passo la nave si muove e si sposta 4 amot. E perciò ogni volta c'è un rinnovamento di questa zona delle proprie Dalet Amot. E perciò può camminare ovunque perché ogni volta ci sono nuove Dalet Amot, ogni volta, ogni istante c'è Dalet Amot, e nuovamente Dalet Amot nuove, eccetera. Ma è benato, qual è la differenza? Che caso crea una differenza tra queste due opinioni? E che è benato, la differenza è Shenifchetu Dofnei Sfina. Oppure una possibilità è che sono cadute le pareti della nave e perciò in questo caso non si può dire che Shabbat b'mchitzot. Abbiamo detto che quando c'è il recinto allora lui sta lì all'ingresso di Shabbat e perciò accetta il Shabbat. Però se non ci sono queste pareti, allora quando è entrato il Shabbat non si può dire che ha accettato il Shabbat e perciò questa zona è diventata come la sua dimora. In Aima un'altra possibilità. Bikufetz mishvera le sfina. Se salta da una nave all'altra, anche
c'è questo, non c'è più questo concetto che lui ha Shabbat Tocham Chitzot, perché ha cambiato come dimora, e perciò non c'è più la prima nave dove ha accettato la propria dimora, e dopo ha cambiato, e perciò non c'è più questo concetto Shabbat Be'avir HaMechitzot. Rav Zeira, mai tama lo amar che rabba, per quale ragione Rav Zeira non dice come rabba? Amar lach, mechitzot, votiamo il daf, levriach mai masiot, che le pareti sono fatte per spostare e scansare l'acqua, ma non sono fatte come pareti divisorie, e perciò non si possono considerare come pareti che hanno causato che possa accettare Shabbat lì. Rabba amatama lo amar che Rav Zera, per quella ragione Rabba non dice come Rav Zera, che abbiamo detto che ogni quattro amot si rinnovano nuovamente. Risponde Rabba, ben alech kule alma lo plighe, che nel caso che la nave si sposta durante il viaggio, tutti sono d'accordo con Rav Zera. Chi plighe beshamdal, il problema è che la disputa si crea quando la nave si ferma. Amar Nachman bar Yitzchak, matnidi nami dai kademi malechet lo plighe. Si può dedurre dalla nostra Mishnah che, infatti, nel caso che la nave si sposta, non c'è una disputa tra i Tanaim. Mi mai? Da dove vediamo ciò? Mi dice Tanaim, ma a se ci va mi plandresin vi fliga sfinatam bayam, Rav Gamliel, Rav Elazar ben Azaria, ilhu et kula. Rav Yeshua ve Rav Akiva lo zazu me 400, sherazur lachmir al atzman. Ie malbish lama ve malechet lo plige, se vuol dire nel caso che la nave durante il viaggio tutti sono d'accordo che non c'è disputa, hanno che tane razzù, e in questo caso si capisce perché dice la Mishnah razzù dilma amda, perché forse Rabbi Kiva e Rabbi Shua avevano timore che la nave si fermi, potrebbe fermarsi in un istante all'alto, e loro non potrebbero rendersi conto che la nave si è fermata, e perché veramente solo guardando il mare uno può rendersi conto se la nave viaggia oppure no, ma se non guardano non possono sapere. E perciò, siccome hanno timore, e perciò non si sono spostati dai loro dalle d'amot. E la Yamat plighe, però se vuoi dire che invece Rav Yeshua e Rav Akiva sono contrari, e loro sono opinione che invece non si può, veramente l'alahà è così, hai razzù, l'achmir, come fai a dire che loro volevano, non si sono mossi dal loro proprio dal d'amot, perché vorrebbero essere rigorosi? Isurau è un divieto, non c'entra qui essere rigorosi, allora perciò bisogna dire per forza che la nostra Mishnah dimostra che non c'è una machloket riguardo a quando la nave si muove. Amaravashi, matneti name daika diketane, si può anche dedurre dalla nostra Mishnah che, siccome c'è scritto diketane sfinat dumia de dirvesar, ma a dir vesar di kvie a svinava di kvia, che infatti la stessa come nel caso che dir vesar sono fissi, e Rav Gamliel, Rav Elazar ben Azaria sono l'opinione che uno può camminare ovunque, perciò anche ugualmente sono l'opinione che nella nave anche la stessa maniera. Amar è quando naturalmente la nave è ferma. Amalei Ravacha Bre de Rav de Rava le Ravashi, il Chatak Rav Gamliel bisfina, e l'alaha è, abbiamo detto che Rava ha detto, e anche Shmuel è d'accordo, che alaha che Rav Gamliel bisfina, ma siccome Shmuel si è espresso che ha detto il Chatak, quando si dice il Chatak si può dedurre da ciò Michlal de Plighe, perciò bisogna dire che c'è sia una machloket, che loro, ma c'è scritto veramente che loro volevano solo, Rabbi Akiva e Rabbi Yeshua volevano essere rigorosi, ma non c'è scritto che avevano una disputa. Perché se dici che la nostra Mishnah dice Ratzu lachmir al'atzman, vuol dire che volevano solo essere rigorosi, ma non si può dire che avevano una disputa. Ma invece se si dice Hilcheta, come ha detto Shmuel,
Allora bisogna dedurre da ciò che se c'è sì una disputa, allora come fai a spiegare questo? E perciò Vatthanya, generalmente Vatthanya è una varietà che viene a militare contro ciò che abbiamo detto precedentemente. Però in questo caso è invece un aiuto, perché dice Hananiah ben Ahira Yeshua, Hananiah il figlio del fratello di Yeshua, cioè il nipote di Yeshua, Omer. Coloto ayom yeshuv vedano vidvar halacha. E tutto durante quel giorno di Shabbat stavano tutti e quattro Tanaim, Rabbi Gamliel, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Shimon e Rabbi Akiva, stavano discutendo riguardo alla halacha, come decidere la halacha. Emi shechria achi abba halacha che Rabbi Gamliel, ieri Rabbi Yeshua decise che la halacha è come Rabbi Gamliel, bisfina, halacha che Rabbi Akiva, bidir vesar. Invece la halacha e riguardo a Dir Vesar è come Rebbe Akiva, che non si può spostare una persona che è stata sequestrata, non può spostarsi oltre Dalet Amot. Però l'Alaha non è così, veramente l'Alaha è che potete vedere in Shulchan Aruch, Or HaChaim, Siman Tafei, Seif Vav e Zayin, che l'Alaha è come Rebbe Gamliel sia nel caso della nave e sia nel caso che Dir Vesar. Terminiamo qui, grazie per l'ascolto.